Hai la patente? Perfetto, tutto okay, a posto. Vai. Ciao a tutti, oggi è il mio primo blog, abbiamo qui come ospite Roberto Zarriello. Mettiamo la cintura. Assolutamente sì. È una sana abitudine, lo sto per fare. Diciamo che a beneficio di tutti che non ci eravamo ancora avviati. Sì, no, infatti. Quindi, siamo okay. Ancora qui, siamo ancora fermi. Okay. Questo è il mio è il iPhone, sì, però perfetto. Non lo diciamo perché è pubblicità. Vai. Perfetto. La freccia, perfetto, ok. Perfetto, allora, ciao Roberto, grazie per aver accettato di parlare del Foggia con me. Tu hai collaborato con La Repubblica e altre testate, attualmente sei nella squadra di Scalì, sì. Dove stai mettendo a frutto tutte le tue conoscenze sul web. Ma Foggia rimane sempre la tua base, giusto? Assolutamente sì, anche se chiaramente per lavoro sono spesso a Roma e spesso lontano da Foggia, ma con il cuore sempre vicino alla mia città, e visto che parliamo di passione per i colori rossoneri, vicino anche alla mia squadra, perché come dico sempre, io non seguo il calcio minore, quindi non seguo la Serie A e la Serie B, per me il calcio è in questo momento la Lega Pro, ma credo probabilmente ancora per qualche mese. E come è iniziata la tua passione per il Foggia Calcio? Quando e come? Non so, qualche aneddoto, ricordi qualche partita in particolare che ti ha legato, che ti ha fatto legare a questa squadra e a questi colori? Guarda, se oggi faccio il giornalista, nel bene e nel male per il Foggia, nel senso che il giornalismo e il Foggia sono sempre state due passioni molto forti. Avevo le idee chiare sin dai tempi delle scuole superiori, poi mi sono iscritto all'università Scienze Politiche a Bari. Ho sempre voluto fare solo il giornalista, ma più in generale occuparmi di comunicazione. Ho iniziato dal Foggia, diciamo ai tempi dell'università, al primo anno di università, il primo anno, sai, quello in cui non fai giusto due esami, sì, tanto per sì, non sì. Andare a fare il servizio militare, poi dopo ti metti a studiare per seriamente e a fare le cose come bisogna farle. Il primo anno di università, mentre iniziavo a collaborare con qualche testata locale, iniziai a fare delle cose piccoline per il web, neanche a farlo apposta, per Datasport, raccogliendo, diciamo, facendo la cronaca, ma soprattutto raccogliendo, diciamo, le cifre di ogni partita, i relativi numeri, cioè sai quanti calci d'angolo, certo, i rigori, le ammonizioni, certo, eccetera, eccetera, no? I marcatori. È di lì che si comincia. Certo, il calcio, in fin dei conti, è uno, raccontare il calcio è uno dei primi modi che si ha per fare data journalism, perché fare la cronaca calcistica, la cronaca sportiva, fare il giornalismo sportivo significa intanto elaborare anche numeri e dati, perché altrimenti, voglio dire, si fanno solo le chiacchiere, certo, dei talk show, che sono forse la cosa, diciamo, meno importante del giornalismo calcistico, e più in generale il giornalismo sportivo, che secondo me resta una grande palestra. Una volta lo disse anche Enrico Mentana, che di professione all'inizio era anch'egli giornalista sportivo, disse che come la cronaca anche il giornalismo sportivo è un'ottima palestra professionale. Aveva perfettamente ragione. E non lo so, ti viene in mente qualche aneddoto particolarmente divertente, se pensi al Foggia? Aneddoti divertenti, mi vengono in mente tantissimi aneddoti, perché a parte vivere il Foggia come giornalista, io ho vissuto sempre il Foggia da tifoso, perché sono in primis un tifoso del Foggia, non ho problemi ad ammetterlo, soprattutto oggi che per lavoro me ne occupo di meno, mi posso permettere di essere meno obiettivo e di fare tifoso. Il tifoso. Tutti gli aneddoti che riguardano il Foggia riguardano chiaramente molto spesso anche le trasferte. Ricordo con grande emozione la mia prima intervista a Zeman, che ovviamente mi rilasciò questa intervista fumando una sigaretta, e io feci un pezzo per Repubblica partendo dal fumo della sigaretta di Zeman che mi andava negli occhi, e mi ricordo anche il suo modo di parlare, un po' così, un po' flemmatico, di parlare di calcio, così come solo un maestro come Zeman può e sa fare. Poi, diciamo, sulle questioni tattiche che riguardano il modulo zemaniano possiamo discutere a vita, però
diciamo, per me lui è un maestro di pensiero, è uno che ha sempre lottato e creduto in obiettivi importanti, e per questo ha la mia stima, un po' come se fosse il Che Guevara del calcio, e quindi voglio dire, sotto questo punto di vista merita assoluta considerazione. Assolutamente, è un grande maestro. Quindi è inutile chiederti se stai seguendo il Foggia quest'anno, questa stagione calcistica. In realtà è successo questo, ma lo dico, diciamo così, mi rendo conto che chi sta dall'altra parte può dire mi interessa relativamente, ve lo racconto lo stesso. Diciamo che lavorare per Tiscali da 4 anni comporta che la redazione di Tiscali centrale sta a Cagliari, e poi ci sono le redazioni periferiche. Noi in questi anni abbiamo raccontato i territori, le varie regioni, quindi ero sempre in giro, mi ero perso un po' il contatto con la realtà. Poi adesso, razionalizzando alcuni sacrifici anche di spostamenti, di logistica, sono riuscito nell'ultimo anno e mezzo a partecipare con più costanza agli eventi sportivi casalinghi, alle partite del Foggia con Zaccheria, e diciamo che dall'ottobre, credo che fosse ottobre 2015, c'era un derby con il Lecce, sono sempre andato allo stadio e sto tornando in tribuna stampa, mancavo da un po', e combinazione, le uniche partite che mi sono perso, tipo Monopoli, tipo Foggia-Monopoli, Foggia ha perso, e quindi tra i colleghi c'era nata questa cosa un po' per prendersi in giro, che qualcuno mi ha detto: se la prossima volta non vieni allo stadio, ti tolgo il saluto. Certo. E quindi è nata questa cosa. Poi ho perso la mia imbattibilità personale con il Fondi. E quindi, diciamo, da ottobre 2015, tornando in tribuna stampa allo Zaccheria, ho visto solo una sconfitta, ma va bene così. Non lo rimarchiamo di nuovo, però io, diciamo, sono uno che sfido anche la scaramanzia, e quindi vi racconto questo piccolo aneddoto di colore. E cosa pensi della stagione di quest'anno? Come la vedi? Penso che stia facendo un miracolo Giovanni Stroppa, penso che la rosa costruita dal Foggia sia una rosa all'altezza, grandi sforzi da parte dei Sannella, di Curci e della società, penso che ci siano tutti gli ingredienti per fare ciò che tutti auspichiamo, e voglio sperare che si resti compatti, uniti e umili, perché poi conta questo. Mi è piaciuto molto l'impatto di Stroppa, perché è arrivato qui in punta di piedi, con una piazza totalmente ancora con la testa ai playoff, innamorata pazza di De Zerbi. È un po' come tutti gli amori folli, sono poi difficili da chiudere, da archiviare, da dimenticare. Lui è stato lì, ha insegnato che nella vita si ottengono risultati con il sudore, con la fatica, con il lavoro, non con le chiacchiere. Era una cosa che mi ripeteva spesso mio nonno, e io ho sempre pensato che per raggiungere degli obiettivi importanti tu non debba chiacchierare, non debba raccontarti, non debba far sapere le cose che stai facendo in giro, tu debba solo lavorare, perché il lavoro serio, onesto, trasparente fa la differenza tra un professionista e un non professionista. Assolutamente d'accordo. Quindi sostanzialmente diciamo che quest'anno, dopo 19 anni, potrebbe essere secondo te la volta buona, potrebbe esserci quel salto tanto agognato, ma soprattutto come pensi che la città, che Foggia, possa reagire ad un evento così importante, ad un evento di tale calibro? Io penso che Foggia come piazza, ma non lo dico perché ho tanti amici tra i tifosi, anche tra la serie organizzata, però io penso che Foggia, mai come quest'anno, stia dimostrando una maturità, un equilibrio anche nel vivere questa possibile realizzazione di un sogno lungo 20 anni, perché di questo stiamo parlando. E credo che, insomma, le componenti per dire che questo possa essere teoricamente l'anno buono ci sono tutte. Il vero nemico del Foggia è il Foggia, lo ha detto più volte Stroppa, lo ha detto recentemente Capitan Agnelli, altri calciatori, quindi sono coscienti anche di questa situazione. Sì, quindi diciamo l'obiettivo è cercare di mantenere l'umiltà che ha consentito a questa squadra di andare a dare 4 punti anche a Lecce, e mantenersi in quella posizione fino al rush finale. Mancano 7 partite, ma io mi auguro
che quelle decisive siano ancora meno. Cioè, mi auguro che il Foggia magari possa arrivare a fare bene a tal punto da chiudere questa pratica prima. Effettivamente adesso ci sono 3 partite in 8 giorni, quindi è davvero molto concentrato. Adesso viene una settimana, potrebbe essere decisivo. Ci dimentichiamo di una grande vittoria importantissima, potrebbe essere fondamentale come quella di Catania, però adesso c'è la Paganese in casa, poi e 2 trasferte, Catanzaro-Caserta con la casertana, quindi sicuramente 8 giorni di fuoco, ma il Foggia ha dimostrato di avere i cosiddetti attributi, quindi volendo speriamo potrebbe bene. Essere anche questo il speriamo momento decisivo, diciamo, per assolutamente. E domenica la Paganese, abbiamo detto domenica la Paganese, la obiettivo i 3 punti, non bisogna prendere, diciamo, è un avversario che va preso con le pinze, con grande concentrazione, va trattato come gli altri, è una trasferta, è una partita in casa che precede 2 trasferte, quindi va vinta per affrontare poi le 2 trasferte con maggiore serenità. Assolutamente sì, quindi dobbiamo mirare i 3 punti assolutamente a tutti i costi. Sarai qui allo stadio? Assolutamente sì, quindi possiamo sperare nel buon auspicio, non lo diciamo di nuovo, però diciamo però sempre dai, forza Foggia, assolutamente, e saremo lì a tifare Foggia. Vogliamo salutare gli amici di foggiasport24.com? Assolutamente sì, complimenti per questa iniziativa, perché un videoblog per raccontare le vicende del Foggia mi sembra un'idea tecnologica innovativa, e a me le cose nuove, le cose belle che usano linguaggi nuovi mi piacciono. Perfetto. Quindi avanti così.